Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci qua per questa nuova giornatina speciale speciale in nostra compagnia. Allora ragazzi, oggi facciamo un po' di... vi faccio vedere un nuovo mazzo che mi ha portato a una stella dall'otto ed è il Mazzagrossa 3.0, ragazzi. Ho deciso di riproporlo e devo dire che si comporta abbastanza bene. E poi ho risfornato un antico Super Recluta 4.0 con delle giuste modifiche per questo 4.0, e ve lo farò vedere più avanti. Però intanto il Mazzagrossa 3.0 oggi la farà da padrone e ve lo voglio far vedere, che è un mazzo che riesce a contrastare ottimamente i control ma anche gli aggro contemporaneamente. Allora, due innervazioni, due masticatori zombie, due crescite rigogliose, due re silvane, un esperto di caccia, due ombre di Naxxramas, un tecnocontrollore, due spazzate, due custodi, un guardiano Sel'jin, un segatronchi, un druido dell'unghia, due sputafango, una silvana, un taurissian, due antichi del sapere, due antichi della guerra, Dotboom, Kel'Thuzad e Cenarius, ragazzi. È un mazzo, sempre il concetto è sempre quello di cercare di mettere i taunt e poi possibilmente mettere Kel'Thuzad per rimpolpare il board e tradare, oppure Cenarius, dare la combo, usare la combo di Cenarius, il più 2 più 2 per andare a finire l'avversario, oppure mettere in campo le provocazioni a seconda della necessità e del momento. Usciamo. E spero che il mazzo vi piaccia. Devo dire che ci ho rankato abbastanza bene. Ora ve lo faccio vedere in modalità amichevole, così possiamo parlare un po' di più. Il video diventa un po' meno piatto. E niente, vi è piaciuto il fact time di ieri, ragazzi? Io mi ha fatto piacere. Poi avete fatto un sacco di domande. E scusate se è venuto un po' a lungo, ma chiaramente per rispondere a tutti bisogna un po' arrangiarsi. Allora, sarà mia. Devo proteggere la natura. Potrebbe essere uno zoo. Togliamo sicuramente Silvana, sicuramente il druido. Il guardiano di Sel'jin, no, teniamocelo, via. Non si può mai sapere. Allora, va bene, passiamo, c'è poco da fare. I miei saluti. Lo salutiamo. Abbiamo avuto un inizio un po' bruttarello perché non abbiamo né innervate né crescita rigogliosa. Però vabbè. Attiviamo il nostro missile. Dai, mamma mia. È il problema di giocare in amichevole, ragazzi. C'è gente tonta. Dai, su. I miei saluti. Ah, si è svegliato. Sì, pronto all'azione. Si è svegliato il ragazzone, si è svegliato. Ok, allora facciamo così. Castingo. Non ho messo in campo il segatronchi, ragazzi, perché me lo traderebbe facile con l'imp. E in più dopo sì, mi rimane il controllo del board, ma lui può giocare qualcos'altro. Invece così so che comunque lui rimane, a meno che lui non ha da bomba oscura o cose del genere. E quindi mi permette di mantenere un board control forse anche superiore. Ok. Ok, ok. E allora noi a questo punto andiamo a pescare, ragazzi. E passiamo. Allora è facile, se gioca il fuoco, che sia un Demon Lock e potrebbe avere anche la Signora del Dolore, potrebbe giocare il Cuore Demoniaco, quello che dà più 5 oppure dà 5 danni. Allora, prima di giocare quello però aspettiamo, facciamo questo.
Ok. Allora. Io farei così. Vediamo un po' che cosa fa. Mi chiedo. Lui è già terrorizzato dal mio druido dorato, ragazzi. È già molto terrorizzato. Vede l'alito del ruggito ed è terrorizzato. Per la forza di Bella. La grande forza è con me. Beja. Allora facciamo così. Togliamo Taurissia. E vediamo che gioca lui. Dot boom. La butto là. Magari con Taurissian sarei abbassato di costo. Quante possibilità. Allora dai. Una partita prima, ragazzi, uno zoo mi ha portato a 6 di vita. Ho iniziato a mettere provocazioni che il Tuzad non è più passato. E ho vinto io. Serri, sei dovuto arrendere. Vengo dal vuoto. Allora, ok. Ok. Allora, OC, no, facciamo così, ragazzi. Andiamo a mettere le provocazioni. Andiamo a rimpolpare un po' il board. Così magari va a pensare anche che ho la combo e... Anche perché questo mazzo non gioca la combo, ragazzi. Allora, creiamo qualcosa, vediamo che esce fuori. Un cazzo. No, scusate. Una rapa. Quante possibilità. Che è uscito? Ah, la gamba di. La gamba di Mirt. Come si chiamava? Che non mi ricordo mai. Su Diablo c'è la gamba. Un'altra rapa. Le rape non ci piacciono. Ho una bomba. Carina. Non era mai capitata la bomba, ragazzi. Simpatica. Accendiamo un po' quest'altro di bombe. Dai, su. Bene. Bene, che bella cartina che gli ha dato. Che bella cartina. Demone guardiano. Ah, beh, bene, via. Bene. Tutto sommato è andata bene per adesso. Kel'Thuzad ora ci farebbe comodo. Che lui ha già giocato un Silent, forse ne gioca due. Ma è difficile che ne giochi due, forse ne gioca solo uno. E quindi not bad. Not bad veramente. Dai, mamma mia. Ah, sta gente lenta, ragazzi. Allora, ne approfitto per dirvi, ragazzi, che se il video vi piace mettete come al solito un bel mi piace. Vi vedo sempre molto attivi in questo e quindi vi ringrazio. E poi condividetelo anche in modo che mi aiutate a crescere come canale. Se avete dei consigli da darmi sul mazzo che uso o delle varianti o volete semplicemente commentare e chiedermi qualcosa, scrivetelo nei commenti del video. Cerco sempre di rispondere se posso. Aldor o potenzia, forse potenzia il demone, gli dai il +5 +5.
interessante questa, ragazzi. Perché mi hai chiamato? Pesannuccia. No, beh. Allora, che tu già ora non ci sarebbe male. Allora, andiamo di dot boom. Ma io farei così, ma io non rischiare, ragazzi. Facciamo così. Andiamo a fare così, così lo mettiamo in difficoltà, perché deve è costretto a tradare, altrimenti muore. E vediamo quello che fa. Immagino che in mano potrebbe avere un altro come si chiama quello che crea i demoni se infligge due danni e muore la creatura. Potrebbe anche avercene un altro in mano. Questo è un demon lock un po' spinto, che attualmente come meta secondo me è un po' sfavorito al meta attuale. Non ho tempo per giocare. Brutta carta, ragazzi. No bueno, ragazzi, no bueno. No bueno. Vabbè. Vediamo un po'. Deve togliere per forza Dot Boom, ma potrebbe avere anche lui il... No, non ce l'ha. Meglio così. Aia. Aia. Mi è andata bene al ragazzone. È andata proprio bene. Allora. Devo proteggere la terra. Silenziamo lui. Potere eroe. E passiamo. E vabbè, ce l'ha un po' tutte, ragazzi. Ce l'ha un po' tutte. Ce l'ha un po' tutte. Allora, probabilmente questa la vince, ragazzi, perché ci ha fatto quell'ombro fuoco prima, che ci ha messo un po' in difficoltà. Quindi questa è facile che potete vincerla. Tre, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. E va bene, è andata male. È andata male, ragazzi, ci ha fregato con... vabbè, quante carte? Vabbè, già guardato. Mi è andata abbastanza bene perché... Vabbè, è andata bene. Non ci sono, a noi non ci sono entrate gli antichi del sapere per pescare, quindi siamo stati un po' lenti nelle pescate. Ma vabbè, ci può anche stare, via. Allora, facciamone un'altra. Malforian contro... No, non è lo stesso, no, perché sennò quello ci mette 10 anni a giocare. Allora, beh, abbiamo una partenza molto, molto migliore, assolutamente sì. E noi passiamo. Stiamo così. Masticatore zombie ci fa early game, innervazione per mettere su qualcosa di pesante, crescita rigogliosa per andare per upparci di mana, e quindi noi andiamo ora così. Vediamo se è un endlock oppure uno zoo, un demon lock, qualcosa del genere. Allora. Andiamo, seguiamo la curva di mana. Ok, potrebbe essere un demon lock. Un end lock. Potrebbe essere un end lock. Allora, noi andiamo di crescita. E a sto punto mettiamo anche.
così almeno si ripristina le 10. Ma tanto tocca metterlo in campo, è inutile tenercelo in mano. Ok, questa può essere una carta fastidiosina. Può essere fastidiosina come carta. Allora, sarebbe meglio rimuoverlo. Ma lo rimuoviamo con il 3-5 o con la spazzata? Cosa fare? E perdiamo un 2-3. Eh sì, via, teniamoci il 3-5. Sì, compare. Eccolo che arriva il biscione. Allora, ecco che arriva il biscione. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 danni. Più uno in faccia, però c'ha senso? No. Potere eroe. Per la natura. Facciamo così. Andiamo a pesca. E passiamo. Vediamo se trada oppure no. Grande forza è con me. Ottimo, non trada, ragazzi. Forse ha fatto il suo primo errorino. L'unico problema sarà un altro, e cioè se lui gioca 5 6 7. Però vabbè, tocca fare così, ragazzi, perché tanto non ci sarebbe altra scappatoia. Almeno ci ripristiniamo un 5-5 e vediamo come fa. Se non ha da risponderci, si deve giocare comunque Tauristian e il 2-3. Lo silenzia. Ok, buono. Alla fine non è andata tanto male la cosa. Sta prendendo un bel vantaggio. Infatti ora o lo togliamo o lo silenziamo, ragazzi. Forse ci aiuta lui. Vabbè, via. Poteva andare meglio, ma ci accontenteremo. Il BG Age ora non sarebbe male come scelta. Ok. Vediamo che combina. Lui è costretto a tradare perché non sa se siamo un combo oppure no. Quindi lui sicuramente è costretto a tradare. Il mio scudo. Ed ecco. Ed eccolo qua. Allora facciamo Allora andiamo a pesca. Se andiamo a pesca, andiamo a 8 di mana e cosa possiamo fare? Comunque giocare questi due. Se no giochiamo lui e silenziamo lui. Però ha poco senso. Dobbiamo toglierci lui. Meglio provare ad andare a pesca. Spazzata. No. Fuck off. E allora mettiamo BG Age e ombra. Oh,
E vabbè. Grazie. Ma prego, prego, me ne pare. Di ritorno dalla discarica. E vabbè, ce l'aveva tutte. E beato lui, beato lui. Vabbè ragazzi, abbiamo visto che oggi non è giornata. Comunque è un mazzo solido. Io ve l'ho detto, ci sono arrivato all'8 senza problemi. Però ora non è giornata. E vabbè ragazzi, spero che il mazzo vi sia piaciuto. Non guardate me che ho perso, ma non è che si può vincere sempre. Però provate il mazzo, ve lo consiglio. Vi può dare delle grosse soddisfazioni. E noi ci vediamo la prossima volta. Va bene ragazzi, ciao a tutti.